Se in questo momento hai avuto la sfortuna di esserti fatto male o esserti fatta male, oppure anche in passato hai avuto questa bruttissima esperienza, sicuramente saprai un po' come si comportano i professionisti del benessere sanitario in questo caso. Molto semplice, ti dicono quello che devi fare, le visite, come curarti, quanti giorni devi stare fermo, cosa non devi fare, cosa devi fare, quindi un sacco di doveri, ma quello che non ti dicono e quello che non fanno è aiutarti veramente a superare questo processo e aiutarti ad affrontare quelli che sono i dubbi, le insicurezze e le difficoltà che ci sono dietro a una lesione o a un infortunio. Benvenuto, benvenuta in questo video. Io sono Alessandro, allenatore personal trainer per il benessere e quest'oggi ti parlo di un argomento che ha toccato molte persone, sportivi e non. Come affrontare mentalmente un infortunio o una lesione per poi potersi tornare ad allenare nel miglior modo possibile e con l'attitudine migliore possibile. Se avessi avuto questi consigli a 20 anni, sarebbe stato un successo. Sicuramente non mi ritroverei adesso con la caviglia. Una caviglia più bloccata dell'altra, non mi troverei anche con altri infortuni che ho gestito male, che adesso non ti sto a raccontare. Quindi ascolta bene quello che ti sto dicendo perché è super importante per affrontare fisicamente, ma soprattutto mentalmente, un infortunio o una lesione per poi tornarti ad allenare nel miglior modo possibile e come dico sempre io. E trovare la motivazione, l'opportunità di tornare più forte di prima. Adesso ti dico quello che ho dovuto affrontare, che probabilmente anche tu, se hai avuto queste brutte esperienze, hai dovuto affrontare. A livello lavorativo, bloccato. Non avevo la possibilità di fare il mio lavoro, poi soprattutto il mio lavoro che è fisico, corporale, di movimento, messo da parte e quindi mettendo a repentaglio tutto quello che era il mio futuro all'interno di questo lavoro, i clienti, le collaborazioni con le attività, con i centri sportivi e via dicendo. La mia forma fisica. Io giocavo e mi allenavo in una squadra di calcio. Dopo questo infortunio, la mia forma fisica è andata completamente a zero. E quindi questi già sono due aspetti che mentalmente mi stavano distruggendo. Un altro aspetto è la vita relazionale, sociale, quindi non poter fare al 100% quello che facevi prima o quello che potevi fare con gli altri. Quindi anche questo tipo di limite ti porta a buttarti giù di morale. E un'altra cosa che c'è chi lo affronti in una maniera più sana o meno sana, il fatto di dover dipendere da qualcun altro, soprattutto a seconda di quello che succede, del tipo di infortunio o di lesione, c'è l'obbligo di essere aiutati più o meno da un'altra persona in cose super banali e stupide che prima chiaramente facevi da solo o da sola. Voglio utilizzare una storia per darti questi suggerimenti ed è una storia personale che ho vissuto io in prima persona quando avevo all'incirca 20 anni facevo il preparatore atletico in una squadra juniores di calcio, quindi ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Mancava durante un allenamento una persona per fare il numero pari in una partitella di quelle che si fanno a fine allenamento e mi ci sono messo in mezzo. In una palla alta sono andato a saltare per colpire di testa e il ragazzo a fianco a me, invece di saltare con me, si è piegato, facendomi sbilanciare col peso del corpo e cadendo direttamente sulla caviglia piegata. Tac! Ho sentito un rumore bruttissimo, c'è ancora il ricordo qui in testa. Sicuramente anche tu, se ti sei fatto male qualche volta nella vita, ce l'hai quel ricordo di quel rumore che solo tu puoi sentire. Caviglia gonfia. E qui adesso ti dico un aspetto molto fondamentale che a me non mi aveva insegnato nessuno perché non avevo nessun mentore, nessun allenatore che si prendeva cura di determinati aspetti, no? Perché molti si prendono cura solo sulla parte tecnica e sulla parte di prestazione atletica, ma non su tutto il contesto che c'è dietro un allenamento o una pratica sportiva. Mi sono fatto male,
La prima cosa che ho fatto, mi sono tolto la scarpa. La caviglia si è gonfiata come un pallone. Poi con il tempo, parlando con altri professionisti, mi hanno spiegato che in questi casi no, bisogna tenere la scarpa in modo tale da non far sì che la caviglia si gonfi, che tutto il liquido che si produce all'interno per colpa della rottura non possa espanderti. Questa è già una cosa che ti fa capire che una persona, un allenatore con una visione diversa, con un'ottica diversa, ti può dare tante informazioni che ti possono essere utili nel futuro. Andiamo a vedere il primo punto che se hai avuto un infortunio, se hai avuto un'operazione o un tipo di patologia, hai dovuto affrontare. Il sentirti stanco o stanca facendo cose che prima facevi con tantissima energia. Devi ricordarti una cosa, il processo di guarigione è una parte super importante. Viviamo in un'epoca dove abbiamo tante cose da fare, abbiamo tanti pensieri e non abbiamo tempo di stare male, non abbiamo tempo di prenderci cura del nostro corpo. E questo pensiero legato a un corpo immobilizzato molto spesso o limitato porta a creare un contrasto. Questo contrasto forte fa sì che il corpo non possa recuperare al 100%. Non ci sono evidenze scientifiche riguardante questo, perlomeno non le ho incontrate. Se hai qualcosa da poter commentare, ti prego fallo e cerchiamo anche di discuterne. Però ci sono ricerche scientifiche a riguardo di quanto le emozioni e il pensiero influiscono sui processi fisiologici del corpo. Quindi a seconda di quello che pensi, a seconda di quello che immagini di vivi emotivamente con la tua mente, creano dei processi fisiologici, ormonali, aumenta il battito cardiaco, aumenta la respirazione, ci possono essere tante variazioni che possono compromettere la guarigione del tuo corpo. Quindi tu immaginati che sei bello rilassato e il tuo corpo sta lavorando al 100% per guarire, per esempio nel mio caso, per guarire la caviglia. Ma se io sono stressato, continuo a mettermi in piedi invece di lasciarla a riposo, mentalmente continuo a pensare ad altre cose, accelera il battito cardiaco, la respirazione, una produzione ormonale un po' strana, apro il frigo, mangio per lo stress. Chiaramente non sto facendo il 100% per far sì che la mia caviglia guarisca nel miglior modo possibile e nel tempo più breve possibile. Al di là di tutte le terapie extra che si possono fare per aiutare la guarigione dopo un infortunio. Però mentalmente non stai dando spazio al tuo corpo per dedicarsi al 100% alla guarigione. Quindi la prima cosa che devi cercare di imparare, e bisogna essere forti per farlo, è renderti realmente conto che quando c'è un processo di guarigione, c'è un processo di guarigione, punto. È difficile accettarlo, ma è molto importante. Un secondo aspetto che si affronta in questi casi è non poter fare quello che facevi prima. Come già un po' l'ho accennato, non puoi fare sport come facevi prima, c'hai delle limitazioni fisiche, il lavoro, qualsiasi altra cosa. Ecco. Questo è un ottimo momento e ci vuole una grande crescita personale e mentale per farlo. È un ottimo momento per fermarsi, pensare a se stessi e pensare cosa posso fare in questo momento che prima magari non facevo, che prima non avevo modo di pensare. Ti faccio un esempio banale, sempre prendendo me come cavia. Ho il gesso nella caviglia, non posso camminare, non posso appoggiare il peso, mi sento stanco e sono fermo sul divano. Quello che avrei potuto fare ai tempi, che non ho fatto, prendermi un libro e leggere. Quindi utilizzare il tempo in un modo che prima non lo utilizzavo. Oppure iniziare a pensare a come realmente potrei utilizzare questo tempo, le tue passioni, e incominci a dire, cavolo, lo sai che
Era un po' che non mi mettevo a guardare i video di cucina perché mi piace tantissimo la cucina, quindi approfitto di questo tempo che sono obbligato a stare fermo e non posso fare nient'altro per guardarmi una docu-serie su Netflix di video di cucina, che prima non avevo tempo perché tra il lavoro, la famiglia, arrivavo a letto, arrivavo a casa stanco, comunque ognuno ha le sue cose. Quindi realmente rendersi conto, accettare la situazione e pensare: cosa posso fare adesso che prima non avevo tempo o la situazione non mi dava neanche la capacità o la possibilità di pensarlo? Il terzo punto è relativo, perché dipende dal tipo di carattere, il fatto di volersi far aiutare o no da qualcuno. C'è quel carattere di persona che non vede l'ora di, per ogni minimo fastidio, dire: ah, per favore, portami l'acqua che non ce la faccio. Oppure la persona testarda che, nonostante non possa magari alzarsi, ripeto, prendiamo l'esempio di una frattura ai legamenti della caviglia, però in modo testardo, piuttosto che chiedere un favore, piuttosto che chiedere aiuto, si alza peggiorando la sua situazione della caviglia per prendere un bicchiere d'acqua. Ecco, è super importante il fatto di rendersi conto che si è fortunati se si ha qualcuno disposto a utilizzare il proprio tempo per prendersi cura di te. Perché non è scontato. Non è obbligatorio che un familiare o un amico si prenda cura di te. È una sua scelta. Quindi sii contento o contenta e felice del fatto che ci possa essere una persona a fianco a te che si dedica per aiutarti, per farti stare bene, per farti recuperare il prima possibile. Un altro punto che fa esplodere il cervello, che tira giù il morale, che ti fa smettere tutto, ti fa dire basta, io mollo, è il pensiero di non tornare come prima. No, non tornerai come prima. E ti dico il perché: qualsiasi persona che ha un incidente, una lesione, un infortunio, una malattia, se è una persona che è capace di evolvere, non tornerà mai quello di prima e accetterà il fatto di non tornare mai come quello di prima, perché sarà una persona che avrà vissuto questa esperienza. Sarà una persona dove il suo corpo avrà vissuto questo infortunio. Quindi quello che ti posso consigliare, che fortunatamente mi è stato insegnato da persone più esperte di me, più grandi del mondo dello sport, è: prenditi cura del tuo corpo e accetta il fatto che non sei più quello di prima. Quindi, se per esempio ti sei fatto male al ginocchio o alla schiena, hai avuto un'operazione o qualsiasi altra cosa, prima tu accetti che sei così adesso, prima riuscirai a metterti a posto, metterti in forma. E ti dico una cosa: il 99% delle persone che per esempio si rompe un ginocchio, si rompe il ginocchio destro, se si prende cura di se stesso, se cresce da un punto di vista personale, se accetta la situazione, il ginocchio destro sarà più forte di quello sinistro, te l'assicuro al 100%. Però ci devi credere e lo devi accettare. E questo vuol dire prendersi cura di se stessi. Quindi tornerai come prima? No. Però avrai la possibilità di scegliere se essere una persona migliore sia mentalmente che fisicamente, oppure rimanere legato al fatto che ti sei fatto male al ginocchio, ormai tu non potrai più allenarti, andrai zoppo e via dicendo. È una tua scelta. Ecco, siamo arrivati alla fine del video. Spero ti sia piaciuto e sia stato di tuo interesse e di ispirazione per affrontare i tuoi problemi. Grazie mille di essere arrivato fin qui. Iscriviti al canale, metti un mi piace. Se vuoi, commenta qui sotto se hai qualcosa da condividere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!